Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui sul canale, benvenuti se siete nuovi. Oggi voglio portare con me in un pomeriggio di street photography con il mio nuovo obiettivo 50mm Canon, lente fissa che ho unboxato in qualche video scorso, magari vi rimando con la scheda qui sopra così potete capire cosa c'è anche all'interno della confezione e le varie, insomma, specifiche tecniche che avevo già spiegato nello scorso video. Oggi vi voglio portare con me in questo pomeriggio di street POV. Ho fatto delle settimane di ritratti, sono usciti veramente delle foto molto molto interessanti, ma vi voglio portare direttamente sul campo, essendo che appunto ci sono state delle giornate di pioggia e di sole, quindi varie anche condizioni atmosferiche e di luce. Vi faccio vedere cosa ne è uscito, quindi monto tutta l'attrezzatura, preparo lo zaino e andiamo insieme a scattare qualche foto. Prima però di andare vi invito a lasciare un bel mi piace qui sotto, commentare, iscrivetevi, insomma le solite cose. Poi c'è anche il mio canale Telegram, il mio profilo Facebook e Instagram, dove posto foto anche di obiettivi che provo, che recensisco, che acquisto. Quindi insomma seguitemi un po' ovunque, vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione. Quindi ora ho parlato abbastanza, andiamo a montare il tutto e usciamo insieme. I ran up a check, I might do it again. Enemies close, have me thinking they're friends. 10 toes down, I'll be free until the end. Crib outside the city, I don't feel safe in my hands. Add it up, bankroll, euro, peso.
Ed eccoci tornati qui in studio. Come avete visto, i risultati delle foto sono veramente ottimi, con un bellissimo sfocato dietro e un ottimo primo piano con una bellissima nitidezza. Sono completamente soddisfatto da questo obiettivo, infatti è la mia prima lente Canon dopo il mio Tamron e il kit, che però possiamo dire che non è decisamente adatto a scattare foto professionali. In realtà anche questo 50 mm non è ancora il top del top ai livelli di obiettivi di 1500-2000 euro, ma comunque è veramente ottimo per chi come me si sta approcciando al mondo della fotografia. Vi ricordo che i miei preset, come già detto su Instagram, sono in vendita, quindi se siete interessati ad acquistarli scrivetemi o su Facebook o su Instagram, dipende come siete più comodi voi. Appunto, per acquistarli vi manderò il pacchetto in RAR per scaricarli e applicarli poi su Lightroom. Quindi io vi ringrazio, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un like, non dimenticatevi appunto se vi è piaciuto questo video, per supportare me, il canale e questo tipo di playlist, questo tipo di video. Vi ringrazio, spero di portarvi altri contenuti così, perché mi sono veramente divertito in una location che non avevo mai portato, per me molto abitudinaria, ma ci sono veramente affezionato perché trovo sempre stimoli nuovi, soggetti nuovi da fotografare, e sono contento di averli portati, condivisi con voi in questo video. Quindi io vi ringrazio di nuovo, in un prossimo video ci vediamo, rimanete sintonizzati, ciao ciao ciao.